Lei è Ginny, una cucciola dolcissima, guardatela. 4 mesi e mezzo, quasi 5. Ginny ha una storia molto triste. Intanto è salva veramente grazie ad una segnalazione, perché chi ce l'aveva, chi l'accudiva tra virgolette in campagna, la teneva legata alla catena con delle fascette dell'elettricista come collare per tener ferma la catena al suo collo. Ginny era con altri due fratelli ed erano tutti messi malissimo, magrissimi, perché chi andava ad accudirli, come ripeto, tra virgolette, in questa campagna, portava loro da mangiare ogni 3 giorni. Pensate, cuccioli che devono mangiare 3 volte minimo al giorno, mangiavano solo ogni 3 giorni. Povera Ginny e poveri fratellini di Ginny, quanto hanno sofferto. Meno male che siamo arrivati noi. Li abbiamo liberati dalle catene, abbiamo spezzato tutto, li abbiamo presi in braccio, messi nella macchina e portati qui al sicuro. Adesso questi cuccioli hanno una speranza, Ginny ha una speranza, questa meraviglia di femminuccia qui, taglia media. Adesso che ha quasi 5 mesi non peserà nemmeno 8 kg, quindi diciamo che da grande potrà arrivare secondo noi ai 18, ecco. Un tesoro veramente, bella come il sole, candida. Uno sguardo così dolce, così pacifico. Sta così bene con questo nastrino. Mai nessuno si è preso cura di lei prima di oggi. Bella piccolina mia. Ora ti trovo una bella famiglia. Non potranno non adottarti. Fatti vedere, Ginny. Fatti vedere un po' su. Dai, Ginny, dai. No, stai tutta abbattuta a terra, piccolina. Perché? Ecco Ginny che si alza, si è mossa dal suo angoletto e ora se ne ritorna lì. Ha un po' di paura la piccolina, però è molto socievole e adesso si mette pancia all'aria per farsi fare i grattini. Adottatela, vi darà tanto affetto. Ciao Ginny, buona fortuna.